Case Bianche, un quartiere della periferia milanese, famoso perché da qui, 3 anni fa, iniziò la visita a Milano di Papa Francesco. Nei grandi palazzi, in questi giorni, migliaia di persone, soprattutto anziani e malati, vivono chiusi in casa l'emergenza coronavirus, ma non sono soli. Servizio prossimità, buongiorno. Nel cuore del quartiere è aperto un servizio di prossimità promosso dalla Caritas Ambrosiana e gestito dall'associazione ONOS, costituita dalle parrocchie della zona. In questo periodo anche le cose più semplici diventano complesse quando uno è solo e non può uscire ed è privo di una rete familiare. È il proseguimento del ventennale servizio di prossimità presente nel quartiere, ma ora a svolgerlo sono giovani volontari che hanno sostituito i volontari più anziani costretti dal coronavirus a restare in casa. L'ho sentito come un dovere etico sostanzialmente, una cosa necessaria e importante in questo momento in particolare. Perché serve? Cioè, la paura forse può bloccare in questo momento, far pensare solo a se stessi, ma io non voglio che sia così. Io no, voglio comunque portare sempre il mio modo di essere, anche adesso per quanto posso. Va bene, allora oggi pomeriggio veniamo a ritirare le ricette e entro domani li portiamo i farmaci. Ritirare ricette, accompagnare una persona in ospedale, acquistare generi di prima necessità, sono piccoli servizi, ma è grande l'antidoto alla solitudine. Non è semplicemente un andrà tutto bene, ma andrà tutto bene se siamo prudenti e se stiamo alle indicazioni che ci danno e se ci diamo una mano.